Venerdì 17 novembre 2017, presso la Fondazione Riccardo Catella di Milano, ha avuto luogo il convegno Strumenti e tecnologie innovativi per l'edilizia, convegno di infoprogetto organizzato da Action Group Editore in collaborazione con lo studio Stefano Boeri Architetti e Coima Image. Al centro del convegno, al quale hanno partecipato più di 200 architetti, il bosco verticale, la sfida della nuova architettura. Il convegno è stato organizzato anche grazie alla partecipazione delle numerose aziende che hanno collaborato alla progettazione e realizzazione dell'innovativo edificio. Vima è un'azienda italiana che nasce nel 1945 e quindi è sul mercato da più di circa 70 anni. Cosa offre? Offre delle soluzioni integrate, quindi nel mondo della domotica. Cosa vuol dire? Vuol dire che va a integrare N sistemi, a partire dalla videocitofonia, alla gestione luci, tapparella, termoregolazione e quant'altro. Per quanto riguarda il bosco verticale, quello che ha inciso soprattutto sull'interior design che ha fatto questa scelta è stata, come vedete, proprio la parte estetica dei componenti, quindi ha associato la parte esterna dell'involucro, che noi parliamo della videocitofonia, alla parte interna, dove praticamente è l'interfaccia utente del cliente per gestire sia videocitofonia che funzioni domotiche. In quel caso erano inserite in varianti, ma quello che poi fa Vimar lo fa anche coordinato esteticamente alle serie civili. In questo caso parliamo di Econevo, che per noi è la serie civile al top, e quindi parliamo di un made in Italy e di un lusso associato al design italiano.